12 anni fa. È una compositrice molto sconosciuta, ma era un prodigio di, con 11 anni ha incominciato a scrivere, a comporre musica e dunque con 16 anni ha fatto la prima opera che dovevano fare la prima nel Gran Teatro del Liceo a Barcellona. Ma hanno messo una bomba e non ha potuto fare la prima, ma le hanno dato una medaglia. Ha fatto più di 300 brani, principalmente. Salve, benvenute e benvenuto al salotto di Chiara. Oggi al pianoforte due compositrici di Barcellona, Esther Vela, che ha proposto sia i propri brani, sia i brani della compositrice Luisa Casagemas, vissuta dal 1873 al 1942. E Esther Vela presenta la sua ricerca sulle compositrici dimenticate spagnole. E di questa compositrice porta Granadina, un intermezzo breve, un intermezzo opera I briganti e una musica spagnola che si danza abbracciati. Nelle sue opere invece porta un valzer, piano sonata alla mano sola, poi degli scioglilingua per bimbi che iniziano a suonare il pianoforte, tra cui La gallina che pilucca e La storia di una strega che fa parte della cultura catalana. Termina poi con dei brani suonati a quattro mani con la sorella Eulalia. La ringrazio. Fis, chix, tix, mix, camacursi, ballarix. Che vuole dire? C'è una gallina che è piccola e ha avuto sei piccole gallinette anche. E questo ho voluto fare un po' un omaggio a Camille Saint-Saëns, il carnaval degli animali, che ha questo, le galline, le pulsano, questa nota ripetente della gallina che sta mangiando e fa.